Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo molti giudei erano venuti da Gesù, da Marta e Maria a consolarle per il fratello Lazzaro. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Parola del Signore. Ecco, da questa memoria di Santa Marta vogliamo cogliere tre indicazioni per la nostra vita, di cui lei è proprio un modello. La prima è che lei serve Gesù col suo lavoro, con la sua ospitalità. E lo vediamo in questo quadro, lo vediamo soprattutto quando Gesù va a Betania, poco prima della passione e morte, dopo la morte di Lazzaro. E anche noi tante volte, più o meno bene, facciamo questa accoglienza a Gesù lavorando per lui. E qui dobbiamo spesso rettificare la nostra intenzione, fare le cose gratuitamente per gli altri, perché Gesù ci aspetta in loro. E poi Marta per noi è un esempio di fede limpida, soprattutto in questa pagina che abbiamo ascoltato del Vangelo di Giovanni, fede limpida. Proclama, aiutata da Gesù: Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo. Diciamo tre volte: Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire in questo mondo. Adesso cambiamo l'ultima parte. E diciamo che deve venire nel mio mondo. Tu sei Cristo, il Figlio di Dio che deve venire. Questa proclamazione di fede è così importante che Gesù stesso la provoca, dicendo: Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Chi crede in me, anche se morto, rivivrà. Chi vive e crede in me non morirà in eterno. Qui siamo al centro della fede che salva.
la fede che dà la vita eterna è la fede in Gesù. E noi che siamo cristiani, che abbiamo avuto l'annuncio del Vangelo, dobbiamo credere fermamente in questo, proclamare la nostra fede in Gesù ed essere pronti a dare la vita pur di non rinnegarla. Oggi noi viviamo in un clima cosiddetto ecumenico interreligioso, dove serpeggia nella cultura e anche nella Chiesa una grande menzogna, che è quella di considerare le religioni quasi tutte uguali sullo stesso piano, sottolineando basta l'onestà nella ricerca di Dio. Questa è una mezza verità ed è anche una trappola per qualcuno, perché non è affatto vero che tutte le religioni sono uguali, manco per niente. Alcune religioni oggettivamente, non nell'intenzione di chi le pratica, sono un inganno del demonio quando contrastano col Vangelo. Sono una via di salvezza solo quando le persone onestamente cercano la verità. Gesù ha detto: chi crede in me ha la vita eterna, non chi segue la religione del proprio cuore. Chi crede in me, Gesù ha detto, io sono la vita, perché solo lui è il figlio di Dio. Le altre sono costruzioni umane che a volte hanno un germe di verità, e chi non sa il Vangelo va verso Dio per quella strada, ma quella salva in quanto è una invocazione implicita del Vangelo. Quando invece diventa un modo di contrastare la fede in Gesù, è una perversione della verità che allontana dalla salvezza. E poi l'ultima grazia che speriamo attraverso Santa Marta è quella che una volta centrata la fede in Gesù si possa sviluppare non solo col lavoro, con l'attività, ma con una profonda vita di preghiera. Io credo che Santa Marta ci può aiutare tanto, perché immagino come sarà rimasto impresso nel suo cuore il rimprovero di Gesù: Marta, Marta, tu ti affanni, ti preoccupi di tante cose, ma quella necessaria è una sola. Tua sorella Maria l'ha capito e non le sarà tolta. Ecco, che Santa Marta ci aiuti a dare alla preghiera quel posto.